Siamo in live. Ok. Ok, buonasera signore e signori. Non so quanti spettatori ci sono adesso, però buonasera a tutti, buonasera anche a te, Giorgio. Buonasera. Buonasera a tutti, Come ragazzi. stai? Allora, siamo qui finalmente con la quarta tappa del mondiale della categoria Formula 2 del campionato PRC 2021-2022. Ci siamo lasciati con il podio con Torre che ha vinto su Tom Signo e terzo Harry con la McLaren. Bellissima gara. Allora, un attimo che sto spammando la live. Ok. Però l'ho inviata a qualche gruppo, ma non so quale. O non l'ho proprio inviata. Boh, vabbè. Mi sa di no, mi sa di no. Ok, ora si vede. Ok. Ora si. Allora, ci siamo, dai, stiamo partendo finalmente con Q1. Vediamo se qualifica. Bella, bella, il circuito, parliamo un pochino del circuito. Allora, abbiamo due zone di DRS, la prima sul rettilineo principale, la seconda tra curva 9 e 10, e quindi sono le due possibilità di staccata, staccata di curva 1 e di curva 10, e lì proveranno sicuramente a sorpassare. Andiamo, vediamo qualifica nuvoloso. Come lunedì scorso. Incredibile. Ormai si stanno trovando tra lunedì e giovedì più o meno Eh allo sì. stesso meteo. Vediamo se qualcuno adesso scende, anche se essendo 15. Essendo 15, Q1 si dovrebbe saltare, sì. Quindi basta che facciano un tempo e poi sono tutti dentro. Certo. Andando, ricapitoliamo la classifica piloti. Abbiamo Torre Matteo con l'Alfa Romeo a 51 punti, secondo Black Soul con la Ferrari a 40 punti, Minichello terzo con l'altra Ferrari a 38, quarto Tom Signo con la Red Bull a 30 punti, quindi a 21 di svantaggio su Torre Matteo. Quinto F1 Cree con la Aston Martin, sesto Harry con la McLaren a 30 punti di distacco da Torre Matteo, settimo Super Simo con l'Haas, ottavo Max Natali con la Williams, nono The Wall con la Mercedes, decimo Tom Salvi con la Williams, Ale Bagnoli con l'altra Alfa Romeo in undicesima posizione, Sam Marco con l'Alfa Tauri dodicesimo, a pari punti con Matt della McLaren. Poi abbiamo Esercito 2001 con l'Haas. Chi è Esercito 2001? Armi. Sì, vedrai sì. Armi. Armi con la Assi, 5 punti. Quindicesima posizione per la Sentinella Vigil con la Mercedes. E sedicesima posizione con Zanna Zebasta con l'Aston a 2 punti. Tutti gli altri sono ancora a quota 0. L'Alpine non ha fatto nessun punto finora. Ha 0 punti nella classifica costruttori. Speriamo che questo sia il weekend buono per loro. Dai, speriamo bene. Alla fine che Kekkonen nell'ultima gara non era così messo male, magari poteva arrivare tranquillamente a ridosso dalla zona punta. Eh sì, Anche esatto. Kubo ha fatto una bella gara. Andate iniziando ad uscire. Vediamo, sei tu Tom Signo? Il primo O è giro Ciacco? lanciato sarà di Super Simo.
Ok. Vediamo un pochino, vediamo pure la pista come adesso. In questo momento non piove. Questo lo possiamo dire per certo, non piove. Quindi Q1, molto probabile, sperando di non gufarla proprio adesso, sarà tutta asciutta. Queste nuvole però non promettono niente di buono. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Speriamo di non vedere troppi incidenti, magari non tanto i piloti che vanno a rischiare con la gomma soft, magari con pista bagnata. Esatto. Anche perché il circuito di Catalunya non è una pista dove si può tanto sorpassare. È abbastanza difficile. Sì, bisogna stare attenti però ai vari cordini, proprio questo dove sta passando ora Super Scimo, che se ci vai troppo esterno vai a spinare, anche perché percorri una curva veloce e montando sul cordolo perdi il controllo della macchina. Bellissima analisi tecnica questa per curva di uscita di curva 9. Vediamo un po'. Ancora parecchie box. Addirittura vedo Giacomo con le gomme intermedie. Penso sia un bug. Lo vedo anch'io. Vero. No, non penso sia un bug, penso stia facendo il giro con queste intermedie per non sprecare un Beh, treno sempre soft. per avere un colpo in più, sì, magari in cupra, giusto. Andando, vediamo che tempo comunque. Sembra che si stia aprendo, sembra che stia uscendo il sole. E vediamo Tom Sall che passa 1.17.3. Sì, con la sua Williams. Intanto nel giro veloce c'è anche Minichello. C'è Giacomo però che vedremo un tempo altissimo. Sì, C'è Giacomo. Matt che addirittura in scia a Giacomo. No, però penso che sia questo, ormai questo giro l'ha abortito. Bandiera gialla nel frattempo, proprio per Giacomo. No, ma È non ha quasi la sfida. senso. Non ha senso abortire un giro ora, andresti solo a sprecare gomma. Una gomma, è vero. Quindi basta che facciano un tempo e poi si ritirano tutti. Qualsiasi sia. Lasciagli il tempo magari a quelli che hanno già completato il giro di tornare ai box, poi vedrai che si ritireranno. Probabile. Nel frattempo adesso è un po' morta la situazione. Vedendo un alcuno così, dove alla fine basta che girano in pista, è Eh sì. fermo un po', non mette tantissima emozione. Allora Performi, Giacomo, ritorno cosa ai ti box. aspetti? Io adesso penso che, come hai detto te, adesso si ritireranno tutti. Sì, ma Non Armi non ha avrebbe fatto senso ancora un altrimenti. giro. Armi. È tornato, quindi ha sprecato la gomma. E tu cosa pensi della strategia gara? Pensi che nel Q2, sempre se sarà asciutto, si qualificheranno tutti con la gialla? O qualcuno proverà la rossa? Magari come Torre Matteo? Penso che Torre vadi sulla media. Sì, Sì. essendo in lotta per il titolo. Per le posizioni di vertice. Ricordiamo che nell'ultima gara se la sono giocate Torre Matteo con l'Alfa Romeo e Tom Scini con la Red Bull. Bellissima gara, a vantaggio vinta da Torre Matteo.
Però bella gara di Tom Sim, bella veramente. Da fare complimenti ad entrambi. Entrambi puliti, nessuna scorrettezza. Esatto, visto che sono arrivati un po' di commenti, però purtroppo non posso leggerli perché sono entrato ora nella live. Ok. Intanto ne approfitto per mettere il telefono sotto carica. Vai, vai, tanto adesso è la zona morta delle sessioni. Tanto rientrano tutti. Qualcuno come The Wall è ancora in pista, aspettando di passare sul traguardo e poi rientrare ai box. Anche che Colain ora monta le intermedie. Vedremo chi farà il tempo più, cioè il tempo Chi migliore passa con tra Da l'intermedia? Giacomo e Checolain. Vediamo, adesso sono on Intanto board io. The Guarda che Wall collana. secondo 1.17.620. Provano a farsi sentire. Questa vedremo. Questa è una pista che conoscono tutti abbastanza bene, perché ricordiamo che è una pista storica del campionato. Ok, il primo commento che riesco a leggere è di Corrado Attardo che dice grande The Wall. Dai, abbiamo un fan di The Wall. Tutto per lui. Sì. Ci sta, ci sta. Prometteva bene, specialmente nella gara di Imola, Rove, poi ha avuto quel problemino Ah no, con la attenzione, si. perché ora è entrato anche un altro, quindi siamo in 16, quindi i tempi sono validi. I Ah! tempi sono validi. Adesso devono iniziare a spingere, gli ultimi 8 minuti. E magari c'è qualcuno come Minichello che ha fatto due giri su una soft. In 1.19.8, altissimo. Sportellata. Ecco, sì, alle Bagnoli con No, è Pietro. Torre Matteo con no, era no, sì, Ale Matteo, sì. Ale Bagnoli volevo dire. Alle Bagnoli, era alle Sì, Bagnoli, sì. ho Zucker sbagliato Colain. io. Ho sbagliato punto di pista. Sì, tranquillo. Adesso Pensavo fosse vedremo. a curva 10. Adesso Torre Matteo si lancia sul rettilineo. Ah, si lancia, lo chiude, 1.17.004. Mi fa sentire subito, subito. E adesso vedremo Tom Sin, allora. Adesso Sì. è all'inizio, alla fine del primo settore. Tanto sta concludendo anche Ale Bagnoli in Fucsia nel 1 primo settore Tom 19. Sin, fucsia. Settore 1, bandiera gialla, chi è? Penso sia un rallentamento per far passare il pilota di dietro. Di Torre Vediamo Matteo, Tom. credo. Vediamo Tom Sin. Va a chiudere quasi il secondo settore, vediamo adesso come lo chiude. Fucsia, fucsia, secondo settore fucsia. La sfida è tra di loro, la sfida è tra di loro. Vediamo se ci sarà qualcun altro che farà la voce grossa in questa gara. Questo weekend. Adesso esce dalla 16 Tom Sin. Spalanga il DRS. Va sul traguardo. In 1.16.814. Ed era il secondo giro fatto sulla soft. Tanto sta concludendo anche una AS, quella di Armi, che okay, è un tempo più alto del normale, e si sta lanciando adesso Armi. Uno. Nel frattempo abbiamo ancora senza tempo Harry ed Indra Diego. Rischiano loro, rischiano. Se non partono rischiano di partire lì dal fondo. Ah, penso che aspettino la fine della sessione. Tanto fucsia per Armi nel settore 1. Giaco, Giaco. Giaco, Giaco la spin alla 9, alla 9. Quello che dicevo io prima, Sì, bisogna stare sì. attentissimi a quel cordolo. Peccato, peccato. Quindi sappiamo che
ritirato anche anche in mezzo alla Piccoline. pista. Piccoline è aia, aia. Piccoline è ritirato. Anche F1 qui con l'altra Aston Martin. F1 qui credo si sia ritirato in box. Sì, era rientrato. Intanto Armi conclude in 17.896. E ora come ora si avvicina tantissimo ad entrare in Q2. È lì. Nel frattempo tanto... sono rientrati al box Tomizinho. È uscito in pista Indra Diego, mentre ancora R12 è ancora ai box. Attualmente gli esclusi dalla Q2 purtroppo sarà Giacomo e Indra Diego. Sì. Però Indra Diego ora sta facendo il tempo, quindi... Eh sì, c'è quel tempo altissimo che è con l'anno 1.32 secco all'intermedio, quindi dovrebbe essere lui quello a rimanere Q1. Vediamo un po', ma penso di sì, a meno che qualche errore di The Wall. Beh, no, dipende, perché ora il gioco si è ritirato ed è quindicesimo. Se Indra Diego riuscisse a passare R12, Checkoline, in teoria Checkoline dovrebbe essere al sicuro. Certo. Nando Harry sta uscendo adesso dai box. Sì. Ok. Quindi andrà, si lancerà per questo suo unico giro, o forse due. Matteo si è ritirato anche lui ai box. Ora penso arriverà nella sfida di ritiri. Sono tutti rientrando ai box. Sì. Gli ultimi due saranno R12 e Indra Diego per l'appunto. No, è rientrato in pista Black Soul e un altro. E anche l'altro McLaren, vabbè, sì, R12. Ma ci stanno comunque dei tempi alti. 1.18.3 magari, ecco, potrebbe rischiare. 1.19.9 quello di Indra Diego, si piazza tredicesimo. In questo momento mi è qualificato per il Q2. Sì, ma sicuramente ora l'unico che non sarà messo in Q2 sarà Giacomo. Perché che quell'anno alla fine sarà quindicesimo, a meno che R12 non riesca. E basta fare un giro. Che perché stare sopra l'1.32 stare sotto l'1.32 è semplice. Tantissimo. Se prendiamo che adesso la pole del Q1 è in 1.16.8. Pensare di girare in 1.32. Fux si apre a R12 nel primo settore. Ecco, guardiamo Henry 12 che adesso dalla 5 verso la 6, dove c'è quel cambio di direzione 7-8. Gira annullato. Ora deve fermare l'ERS. Oh, quindi... c'è una ruota all'inverno. È quella di Giacomo, dai. Deve ricaricare l'ERS e rilanciarsi, ma deve fare un giro tranquillo, non deve cercare l'impossibile. Dando sfila su Persimo. Massimo che adesso in questo momento il suo giro veloce era 1.18.5, adesso si sta rilanciando per il suo ultimo giro lanciato, cercando di migliorare con una gomma usata da due giri, un giro che sperando si possa avvicinare al 18 basso, 17 alto. Ho ricominciato il giro anche per R12, praticamente uno dietro l'altro, Super Simo e R12. Giro annullato per Super Simo. Oh. Frattempo R12 va verso curva 3. Uno settore di nuovo fucsia. Per la seconda volta di seguito, adesso deve stare attento ai tracklini. Non deve esagerare, perché alla fine deve portarsi solo un tempo adeguato per passare quella sedicesima posizione.
infatti, molto attento infatti ha alzato qui, il piede, sì, anche ha alzato il qui piede, non sta rischiando. meno male quella gomma non è fisica. È un go, è solo ghost. Per fortuna, altrimenti una qualifica rovinata per una. Lando. Però buono per andare in Q2, bravo R12. Ricordiamo che l'ultima gara è arrivato terzo. Diamo il tempo, sì, 21 e 41. 290, si mette 14esimo. Ed è finita così, quindi escluso solo Giacomo con la Red Bull per averla sbinnata, peccato. Aveva fatto un giro in 1.36.090 ma con gomme intermedie perché ancora mancava una persona, quindi erano tutti sicuri di passare al Q2. Gli ultimi 6 minuti si è incendiata e Giacomo l'ha sbinnata a curva 9. Esatto. Aspettiamo adesso, aspettiamo un rimontone. Sappiamo che poteva essere lì, poteva giocarsela tranquillamente per una top 5, tra lì dietro. Solo Giacomo l'escluso, confermato. Quindi partirà dall'ultima piazza. E vediamo se magari sceglierà di partire proprio direttamente con gomma bianca. Potrebbe starci, sacrificare un po' l'inizio e poi avere magari provare a partire con una media e poi provare ad andare poi in fondo con una media. E adesso ci proveremo per questa Q2. Vediamo anche il meteo, anche se sarà aperto alla fine del Q1, quindi non penso che pioverà, però non sappiamo cosa aspettarci. Caricamento completato, adesso dovrebbe iniziare appunto. Eccoci qua, è iniziata adesso la Q2. Il primo che scenderà in pista sarà. Boh. Stiamo Ancora tutti aspettando, fermi. The aspettiamo. Wall monta ancora gomma soft, lo vedo dal. Dai box. Gomma media la mandano Tom Sall, Super Simo e le due McLaren di Matt Esatto. È uscita intanto una AS, quella di Super Simo ancora. e Harry. Con gomma gialla. Quindi lui va direttamente, prova lì a colpo sicuro. A piazzarsi nei primi 10 e andarsi lì a giocare la Q3. La qualifica vera, quella che vale la pole. Entrato anche Tom Entra. Sall, anche lui con le medie, anche Armi adesso monta le gomme medie, Adesso un po' tutti, anche The anche The Wall. Wall, esatto. Adesso un po' tutti. Ci sarà qualcuno che farà la pazzia. Vedremo se. Come l'ultima volta Torre Matteo ci stupirà, anche ad Imola l'aveva fatto, era partito con una soft, contro ogni previsione dove tutti usavano le medie, anche se il circuito di Catalunya, Gran Premio di Spagna, è un po' cattivo con le Si ferma in pista, Super Simo, fa prova di partenza. Cerca di simulare davvero la vita reale. Ma lo doveva fare box, allora, all'uscita dei box. Nel frattempo Super Simo sta arrivando adesso alla 15, 14-15, affronta l'ultima curva e farà il suo primo giro lanciato. Inizia Super Simo. È il primo. Vediamo con questa media con quando riesce a girare. Ah, peccato in curva 2 la sbaglia.
Asbin. Si gira anche Tom Sal. Oh, colpo, anche Tom. Un po' più dietro di dove era successo Super Sì. Sima. Nel frattempo sta Quindi scendendo ora verso il una primo che Red farà Bull, un quella di tempo Capozzini. buono sarà la Ferrari di Di Minichello. Michello, esatto, con gomma soft. Watt, no, ok, tutto tranquillo. Tutto tranquillo, ho visto anch'io una bandiera gialla nel terzo settore, ma magari aveva solo rallentato. Ecco che adesso si lancia Matt. Vediamo il primo settore, anche se adesso non abbiamo nessun riferimento, quindi sarà a prescindere un Fuchs. Tanto il primo fucsia di Minichello, vediamo se Mbatt lo Oh, batte. largo Minichello, largo. È andato un po' sulla terra, sull'erba però l'ha tenuta. Nando Tomsal Tomsal, fa sì.1.34,5, un giro altissimo, Con lo dopo spin di prima. le... Nel frattempo andranno tutti. Gli unici con gomma rossa sono Minichello con la Ferrari, Torre Matteo che si sta lanciando, Black Soul ancora ai box, Kubu con l'Alpine, Tom Signo anche che adesso si lancia proprio adesso, passa sul traguardo e inizia il suo giro lanciato. Michela Loro. conclude in 1.19.636. È ancora un tempo alto, Sì. dopo quello che abbiamo visto in Q1. Nel frattempo Tom Sully è andato lungo al curva 7-8. Novat si piazza in prima posizione in 1.19.072, però con le medie. Però con le medie, però sembra ancora un tempo alto. Che differenza c'è tra una gialla e una rossa qui, Giorgio? Più o meno. Tanto. Cioè. Tom, Tom! l'uscita di curva Sì. 9 la quasi sbina, per fortuna almeno non la butta a muro. È andato Tom Sali in 1.17.6 con la gialla. Dopo Questo è già un tempo buono. quell'errorino che avevo visto io in uscita di curva 3. Vediamo Minichello che sta arrivando adesso a curva 14-15. Scoda, Oh, scoda. la Rientra. Sento, rientra. seguiamo pure Matteo. Anche lui adesso, dove prima Tom Signo aveva sbagliato, curva 9, DRS, via staccato di curva 10. Bravo, fa uscire bene, fa trazionare bene. Andiamo verso la 11-12. La Buono, ci palmatina fanno. elegantissima. Siamo quando 1.16 chiude. e 862. Il tempo di prima Fucsia! di Tom. Questa è sfida lanciata allora, è sfida lanciata. Vediamo adesso The Tom che dovrà. Wall 1.18. No, The Wall. Chi ha concluso adesso? Sì, The Wall. The Wall. Vediamo Tom Signo adesso, sì. Anche lui, anche. Sto dicendo, giro annullato ancora. E Per Tom Steele. allora ora gli conviene mettere un nuovo treno di gomme soft a questo punto, secondo te? Sì, potrebbe valer la pena. Oppure provare con la gialla, perché adesso Esatto. non ha un tempo. Fate rientra. Anche Gli perché ho finito la conviene. benzina. Finito la benzina. Sì, infatti sto vedendo adesso la telemetria che lampeggia il rosso della benzina. Rientra adesso. Probabile monteremo il magiallo almeno. Checco si ritira. Si Checco ritira l'ultima dove? Che curva. curva? All'ultima. Ci sta passando ora la Aston Martin di Aston.
però lì entra box. Quindi che Colani, dopo che si era riuscito a salvare per il culo, sarà uno degli esclusi sicuri dalla Q2. Nel frattempo adesso tutti quanti, a parte Kubo, Kubo è lanciato. R12 conclude in 1.18 e 287. Buon giro, contando che è una media. Buon giro. Anche perché, anche se Tom Sal gli dà mezzo secondo. Adesso si sta ributtando di nuovo in pista Tom Sal, adesso giro lanciato. Con una gomma usata da 4 giri. Quindi difficilmente dovrebbe migliorare quel tempo, anzi sta solo suonando di più la sua gomma. Sì. Dopo sarà quella che si porterà sulla griglia di partenza se dovesse qualificarsi per il Q3. Largo Black Soul. Però fa un fucsia, penso sia un fucsia. Penso sia un fucsia, sì. Un fucsia personale. Penso sia un fucsia personale. Nessun danno però, almeno, sembra. E facciamo continuo. Continua Black Soul, adesso passa sulla linea del traguardo in 1.18.342. Si piazza in quinta posizione. Potrebbe pensare che... Tom Sal 1.16.771 con le medie. Con una media da 5 giri. 1.16.771. Che giro Tom Sal. Sì. Si fa sentire, dice la sua. Intanto Tom Signore è sceso in pista con un treno di gomme nuove, soft. Nuove ni, perché c'è un giro. Vedrai quello che ho usato in Q1. Oppure quello di prima, non è vero. Non lo sappiamo, nel frattempo si lancia adesso. Proprio in questo momento curva 3. Vediamo come arriva alla fine del primo settore. Non è fucsia, però non so nemmeno l'intertempo quando sia veloce. Nel frattempo Ale Bagnoli adesso si lancia sul rettilineo per il suo primo giro lanciato con gomma media. Sì. Tom Sal rallenta nel terzo settore, probabile rientrerà Torre Matteo ai box. Attenzione a Tom Tonsigno che ha appena concluso il settore 2. In fucsia. Lo sappiamo però se... esatto. Bisognerà aspettare la fine del giro. Vediamo adesso, va verso curva 16. Sbalanga il DRS, vediamo in quanto chiude. Chiude in 1.17.4. Dovrebbe qualificarsi. Dovrebbe qualificarsi, a meno che non facciano tutti un tempo spaziale come quello di Tom Sal. Con una media. F1 Pri si piazza quinto in 1.17.7. Subito dietro Tom Signor. Nel frattempo vediamo chi c'è in pista. Ale Bagnoli anche sta facendo il suo primo giro con il numero 99, se non sbaglio. Sì, con il numero proprio di Antonio Giovinazzi, con un casco bellissimo. Sì, il casco è meraviglioso. Penso che se lo sia dimenticato nel box. E tanto c'è l'alo. Tanto c'è l'alo, che mi serve il casco? Ci volevano solo due occhialini e facevamo qualcosa di vintage anni 50. Molto suggestivo poi con l'Alfa Romeo. È un giro lento di Ale Bagnoli, quindi vedrai che sta lanciando adesso. Ma è giustificato perché è senza casco. No, Ale Bagnoli si ritira. Addirittura. E perché mai? Perché mai si ritira? Poi nemmeno i box, quindi
A prescindere partirà dietro Kekkonen, no? No, Kekkonen per l'incidente. Sì, no, forse alle Bagnoli partirà davanti, però boh. Non lo so, andando alla grafica ce lo porta a 14esimo Kekkonen e Ah, ma quindicesimo perché aveva rotto l'ala? Ha rotto l'ala. Ho visto Kekkonen. Ah, l'ala ok. anteriore e non c'era il tempo Di cambiarlo. di cambiarla. Esatto. Frattempo Tom Signor rientra. Tutti ai box, Tom, ricordiamo Tom Salley in 1.16.17, pole del Q2, secondo Torre Matteo, terzo Minichello, quarto Tom Signo, quinto F1 Cree, sesto Black Soul, settimo The Wall, l'unico che sta scendendo adesso in pista dei primi sette, Army, ottavo ai box, Harry 12 con l'altra McLaren in nona posizione in box, Kubu in pista, nel Sì, frattempo sta arrivando dal si sta settaggio settore, mirando. va. La Oh, la sbina! spinna! Ora deve stare. Non Non deve. sappiamo se ha rotto l'ala, ma sembrerebbe di no. No, però non avrà più il tempo di Ce fare un la giro. Infatti fa. No, no. rientra. E ora il pilota a rischio è lui. Perché Eh sì, è il c'è primo, è il M-Watt primo. dentro e Indra Diego che inizia ora il giro veloce. Super Simo non ci prova nemmeno, peccato perché era a quei 2 decimini si potevano rosiccare magari con una gomma rossa e cercare di partire più avanti. Adesso Matt va verso curva 3. Vediamo come arriva al primo settore. Con meno 3 decimi, fucsia, non sappiamo se è dal personale o dal giro veloce. O nel primo settore vale sempre la regola del totale, non sul personale. No, deve essere come tutti gli altri settori. E Oh, F1 Cree! fino qui. Si è Che girata, l'ha svinnata. Ah, non l'ho L'ha visto. Di svinnata, sì. ero sul Lombardi R e mi sono ritrovato tra curva 7 e curva 8. Lui è girato. Sembra nessun danno, almeno quantomeno non si è ritirato. The Wall chiude in 1.18 e 186, in gomma media. Indra Diego non riesce, rimane tredicesimo, mentre in Watt passa sesto. Ed Harry! Harry Prende la 12 è decima lui. posizione. Harry adesso no, sta facendo il giro, ma si sta migliorando di un decimo e quattro. Il pilota a rischio è lui, però potrebbe già abortire, No, potrebbe giusto anche. per. Esatto. Dando Kubo, Super Simo e Indra Diego hanno già passato il traguardo. Esatto. Non possono più ribadire il tempo. Sono fermi lì. Quindi si qualificano. Tom Sal che partirà in griglia di partenza con una gomma media. Seconda Di 5 giri. posizione di 5 giri da ricordare questa. Torre Matteo che partirà con gomma rossa come Minichello, Tom Signor, F1 qui e Matt. Black Soul, The Wall, Army ed R12 partiranno con media, quindi vedremo pure come si qualificheranno alla fine. E poi gli altri, Kubu, Super Simo e Indra Diego, eliminati dal Q3, quindi avranno libertà di scelta di mescolo. Intanto Harry 12 si piazza quarto in 1.17.2. E finisce così, The Wall entra nel 6 box. Dobbiamo aspettare il ritiro di ritiro di uovo, cioè deve andare nei box. E finisce ora. Ecco qua, ecco la classifica adesso.
Il più veloce è Tom Sully in 1:16.770 con gomma media. Previsioni per la pole, secondo te quando gireranno, vedendo questo tempo di Tom Sully? È una grande sorpresa vedendo Torre Matteo che ha fatto 1:16.8 mentre Tom Stall con una media di 5 giri 1:16.7. Punto interrogativo. O Torre si è tenuto Secondo qualcosina in me, tasca. può darsi, può darsi. Però Torre in questo Gran Premio, secondo me, dovrà guardarsi di più da un altro Tom Stall, che da Tom Sigler. Ci sta, siamo solo alla quarta tappa del mondiale. Il campionato è lungo. E vediamo Tolsal che in questo momento è decimo nella classifica piloti a 38 punti da Torre Matteo e a poco meno di 18 punti da Tom Sr. Anzi, 17 punti. E inizia adesso il Q3. Inizia adesso il Q3. Vediamo Tom Sr. già entra in pista. Torre Matteo anche. Sono i primi due che entrano in pista, sono proprio loro due. Torre Matteo davanti e Tom Sr. dai, dietro. Attenzione perché ci comunica Super Simo che ha dovuto staccare per via del maltempo da lui. Quindi Ah, non ci sarà per la gara. peccato, peccato, peccato. Colpo di scena, colpo di scena. Il maltempo sta creando un po' di danni un po' dappertutto. E periodo il bello della live è anche questo. E il bello della live è anche questo, perché queste sono cose che possono capitare. Sì. Intanto il primo a lanciarsi sarà Torre Matteo. Subito lo vuole fare il tempo. È il primo che taglia dal traguardo, seguito proprio da Tom Sr. Ha Anzi. detto Super Simo, vedo di fare l'impossibile, ma non credo si cavalli. Vediamo, speriamo di vederlo in Intanto pista. Corrado Attardo ci dice, raga, in questo campionato sono ammesse le wild card senza punti. Non ne ho idea, Corrado, ma penso che contino i punti e poi quando se un giorno diventeranno piloti ufficiali, ci avranno i punti che hanno guadagnato. Però nella classifica piloti non penso ci siano. Nel frattempo vediamo Torre Matteo che va verso curva 3, sta provando il suo primo giro lanciato, il suo primo colpo della Q3. Vediamo un po', chiude il primo settore in 1:26.693. Un decimo e mezzo più lento Tom Sr. in questo momento. Tutti agguerriti, ai box rimangono Black Soul. E The Wall si gira, la The Wall sveglia, il squalificato da. bordellone. Terra Matteo gira annullato. Gira annullato, sicuramente l'uscita di curva 9, o il maledetto Cardon. Quindi dovrebbe essere il primo a chiudere il tempo, dovrebbe essere proprio Tom Sr. Vediamo adesso che va verso curva 15, si prepara per curva 16, ma oh, anche al DRS, vediamo come la chiude, in 1, 16.792. E Tom Tom Sal, Sal. 1, 16.381. Già. Si fa sentire, fa vedere la differenza con la media di prima. Dice, sono qua, si potrebbe mettere davanti alla lotta di Torre Matteo e Tom Sr. Batte intanto uno 18 e 610, lontanissimi dai primi due. Dando adesso Sta arrivando quello dal Armi. vediamo come la chiude Armi. Oppure Esercito 2001. 1:17.3. 1:17.325. Bel giro lontano, un po' lontano da quel 1:16.3 di Tom Sal, ma quello
È un altro mestiere, è un'altra categoria. Quel giro lì. Eh sì, ora aspettiamo Vattene a solamente il tempo di Proterno che. Torre Matteo. E intanto Henry 12 è nel settore 2 adesso, appena iniziato. Nel frattempo c'è stato un lungo, mi sa, perché ho visto la Sì. Formula 1 che rientrare in vista. Infatti, giro annullato per lui. Nel frattempo Black Soul esce adesso. Ossia dai box. Tom Salla ai box. Tom Signo anche. Il terzo che armi ancora in pista. Nel settore 3, adesso curva 12. Henry 12 largo sulla ghiaia, giro però non annullato, rientra Però Max. rientra. Che Oh! liscio, mamma mia, Mischia! mamma mia, che liscio che gli ha fatto. Penso che anche F1 qui abbia fatto un altro lungo, perché gira annullato e gomma sporca. Eh sì, tanto inizia ora il giro di Torre Matteo. Vediamo in quanto tempo chiuderà. In che tempo? Che tempo farà? Prima nel primo settore avevo chiuso in 21 secondi e 7, dove Tom Signo aveva fatto 21 e 8. Vediamo un po' adesso come fa questo primo settore. 21 e 7 di 21,7. nuovo. Hammer Fucsia. time per lui, fucsia! Bandiera gialla, ancora F1-3. Nel frattempo siamo adesso su Torre Matteo, vediamo l'uscita della 9, la tiene dentro questa volta, sulla più cauto. Ok, Super Simo ci fa sapere che è on, quindi ci prova. A posto, lo vedremo allora in gara. Aspettiamo Super Simo. Nel frattempo si Torre Matteo, che va verso la fine dell'ultimo settore. L'ultimo cambio di direzione, 14-15. Adesso giù gas, 16, apriamo il DRS, vediamo quando la chiude. Uno 16 e 1-16! E 245. si fa sentire! E si fa sentire! Inizia il giro di Tom Sall. Si Con gomma rilancia Tom nuova! Sall. Sì. Vediamo il primo settore come lo fa. Diamo riferimento di. Del Pullman provvisorio in 1:21,7, no, 1:21,7, perdonate. Sì, uno Vediamo quanto 21.735 dovrebbe essere. 21.695. un altro Fucsia. Questo decimo Tom Sal. è un vero fucsia. Frattempo, a parte Minichello che ancora non ha un tempo, e Black Soul, due Ferrari in pista. Giro annullato per Tom Salt. Oh, dove è andato fuori? Alla 7, alla Mi sembra 8? strano, non ho visto dove. Ora lo riguardo dalla live. Mi sembra però le 7. No, alla 8. Adesso si gira proprio. Sì. Forse un po' di nervosismo dopo aver visto il giro annullato. Ci sta, ci sta. Vedremo ora che fa, se rientra oppure continua dritto. Rientra. Torre Matteo anche rientra adesso, Tom Ma Salla tutti fanno anche. i lisci a quel guardrail là, è incredibile. Prima o poi Se la qualcuno rischiano ci tutti. rimane. Se la rischiano tutti. Nel frattempo in pista, vediamo adesso, c'è Black Soul che C'è il non ha giro ancora un annullato. tempo. C'è il giro annullato. Però adesso si sta, penso si rilancia adesso, non penso avrà tempo per rientrare. Cambiare le gomme a ripartire, in teoria ce l'ha, però si lancia adesso, non la rischi. I protagonisti adesso sono tutti ai box, i primi 5 alla fine del ritempo, ma i primi 3 sono i più vicini. Giro Guardate che annullato. adesso
per Black Soul. Di nuovo, a curva 2 questa Sì, volta. in uscita. Tom Signe adesso rientra in pista. Andiamo nella corsia dei box. Con la sua Red Bull. Nel frattempo R12 adesso passa sul rettilineo e si lancia per il suo giro lanciato. E davanti c'ha proprio Townsend, no, Tonsal. Tonsal. Vediamo se inizia a spingere dall'inizio, magari gli potrò dare scia, ma difficilmente la spingere subito. Ah, però Invece lo da noi. rallenta. Dai che un po' più mi fa perdere. Cioè Ora Henry 2-10 12 di deve ritardo. abortire, appunto. Qui ci sarà un reclamo. Sì, Sicuro al sicuro. 100%. Adesso deve vedere R12 almeno in questo momento, nei secondi che sono rimasti, di attaccarsi a Tonsal, cercare di farsi tirare e fare un buon giro e partire più davanti possibile. Tutto in pista adesso. Il primo adesso a tagliare il traguardo è Black Soul, ma gira altissimo, quindi penso si sta rilanciando. Ah, aveva il giro annullato il primo. Si lancia adesso. Ecco uno qui nel secondo settore. Sì. 21.785 per Michello nel primo settore. E adesso Tom Signe si sta lanciando adesso, proprio adesso sul rettilineo. Vediamo il primo settore, come la chiude. Vediamo un po'. Proverà sicura da guardare quella pole. Un po' largo in curva 3. Perde tanto. Infatti è 3 Tre decimi decimi più lento. del suo miglior tempo. Del suo. Quindi è almeno un 4 decimi l'andare da Torre Tom Matteo. Sal si è ritirato. Oh. Si è ritirato perché vedrai a Tagliasa che non aveva più tempo. Io vedo qualcuno fermo in pista. Adesso è sparita. Era Tom Sal. Nel Sì, era Tom Sal che si era ritirato. frattempo Torre Matteo, primo settore fucsia. Sì, ci conferma Tom Sal dai commenti che ha tagliato. Mannaggia, mannaggia. E dice poteva Si spiega che andare sotto il 16. addirittura, peccato, peccato, Tanto peccato. Tom Signo conclude in 16.792 mentre Michello. Michello si riaffaccia lì. Ma Michello era andato a Ah, muro e per è poco andato a muro non così rompeva. adesso. Quindi deve ritenersi fortunato e accontentarsi di questa, che in questo caso quindi è prima fila, non Torre Matteo. Sì, scusa Giacomo, non la vedevo l'interfaccia. Ero rimasto con l'interfaccia aperta praticamente. Giorgio, Uè. oh, ci sei? No, oh, Sì, perdona, ci ti ho sono, ci sono. sentito. E allora niente, festeggiamo questo pullman Torre Matteo in 1.16.049 davanti allo sfortunato Tom Sal che ci stava provando in 1.16.381 con la Williams. Terzo Minichello con la Ferrari 1.16.709 a meno di un decimo Tom Signo dalla quarta posizione. Quinta e sesta le due McLaren di Harris, quinto e Max. Sesto, settimo Armi e ottavo, ho perso la grafica. Bella qualifica, bella qualifica. Adesso vedremo un po' cosa aspettarci dalla gara. Tu su che punti? Guarda, io ti punto su. È una bella lotta fra Torre Matteo e Tom Sal, veramente. Tom Signo invece non lo vedo tanto in forma su questo circuito. Non lo vedo a proprio agio nemmeno io, però secondo me potrebbe fare una bella gara Thompson. È uno conservativo e uno che in gara va bene. E non dimentichiamoci Minichello, che potrebbe dar tantissimo fastidio a Tom Signe. Eh sì.
ricordiamoci che Minichello ha solo 13 punti da Torre Mattia nella classifica piloti. Vicinissimo. Ha più punti, ha 8 punti in più di Tom Signo. Questo vuol dire che, a parte la fortuna e sfortuna, ha portato sempre a casa il risultato. Iniziamo fra 25 secondi, quindi siamo lì, siamo pronti, siamo quasi per la partenza della gara del GP di Spagna, quarta tappa del Mondiale PRC, categoria Formula 2. Aspettiamo e vediamo un po' questa sfida che fino all'ultima gara era tra Torre Matteo e TomTom Signo, ma adesso abbiamo visto un Tom Sal con la Williams che è lì, si è messo lì in mezzo e fa la voce grossa. E non Eccoci c'è la giro griglia di di partenza, formazione. si accende il giro di formazione. No, non c'è, si parte, Ah, si non parte. c'è, si parte adesso. Con Torre Matteo, primo che parte, si mantiene nella leadership. Minichello fa sportellate per la seconda posizione con Tom Sal. Vediamo Tom Signo se cercherà di approfittarne magari. Gira primo, secondo Minichello. Terza la Williams di Tom Dietro. Sal. Dietro Macello. Vedo una bandiera Si è gialla. girato Giacomo e Indra Diego. Ed Oh, è vediamo sempre subito virtual safety safety car car. virtual. Virtual Almeno non esce subito. scritto niente. Virtual. Subito alla prima curva. Nel frattempo, per fortuna non sono ritirato nessuno dei due, né Giacomo né Indra Diego. Giacomo vediamo che ha la rotta. Adesso dovrà rientrare. Quindi ripetiamo, dopo la partenza abbiamo Torre Matteo con l'Alfa Romeo in prima posizione, seguito da Minichello con la Ferrari. Terzo Tom Sal che perde la posizione su Minichello. E adesso bandiera verde, si riprende, tutti vicini. Minichello ci prova subito! No, dietro è successo il finimondo Alle alle Bagnoli, e Bagnoli, lo vedo all'uscita della 7, non anche vedo un più. Alpine, o se no la Williams tipo, no, l'Alpine, sì, un Alpine deve essere andata lunga. Ah, Undicesimo ancora, adesso, Tom Signo, Kekkonen. adesso undicesimo, Allora era lui, era Tom Signo. era Tom Signo, vediamo se rientra, No, no, ma non ha attenzione, messo nulla, Minichello ai box, Minichello ai box. forse lì all'uscita di curva 10 è arrivato lì, staccato, toccato l'ala, vediamo adesso se E la cambiala, sostituiscono, sì. sì, cambiala, Omard, tutto da rifare adesso. Tu dici che proverà ad arrivare fino in fondo? È impossibile, è troppo No, è lungo. impossibile. Magari potrebbe provare a mettere una rossa alla fine, ma siamo troppo all'inizio. Intanto ora tutti Kubu, con... Kubu, Kubu ci prova, va all'interno su armi. Vediamo se riesce a passarlo. Niente, si deve accodare. Cattivissimo però Oh, Kubu. si gira il pelo qui! E lo colpisce in piena The No, Wall! no! E rompe la The Un po' di casino dietro. Un po' di casino. Stavo dicendo, tutti con le medie, tranne Watt con le soft e Michael con le hard. In Tanto questo momento Kekkonen supera... Torre No, Matteo lo è The fa Wall, troppo è The Wall insieme. che sta... Frattempo Torre Matteo adesso ha 1 secondo e 4 di vantaggio su Tom Sal. Potremmo vedere i box The Wall e F1 Cree. Cambio ala per entrambi. Bandiera gialla, Checco Bandiera si gialla gira. 79 Checolani. Non è nessun danno, è ripartito, per fortuna non abbiamo visto nessun altro coinvolto. Lungo, lungo, Checco! A muro, Checco, a muro, Checco, ma non No! rompe, ma non rompe, rompe Non leggermente l'ala. Dopo un botto del genere rompe solamente un pezzo d'ala. rompe, non rompe. Gli è andata Ancora bene, gli è lungo, andata ancora bene lungo, ancora lungo. ancora, No, ancora, con l'ala rotta Checco. cerca di spingere.
Dietro c'ha le bagnole adesso. Tieni, approfitterà sicuro per passarla. Già passato. Già passato. Attenzione che... Fratello Black Soul si porta a 6 decimi da Matt, che è l'unico in pista con gomma soft. E anche il DRS adesso, la Ferrari di Black Soul, vediamo se lo passerà adesso staccata di curva 1. Gli prende tutta la scia, lo affianca Gomma soft che non sta ed è pagando tanto. dentro, ed è dentro, ed è dentro. No, non sta pagando per niente, non sta pagando per niente. Voleva provare una strategia super aggressiva, però questo gli sta portando a perdere posizioni per ora. Vediamo il compagno di squadra R12 che mantiene la terza posizione e si mette lì il primo degli umani dopo Dom Sal e Torre Matteo con quei tempi stratosferici. Tanto è box checco, Giacco risale così in 14ª posizione perché ha sorpassato adesso F1 Clip. Buono, è tutta una gara in salita per Giacco, Sì. che ha montato gomma gialla. A parte, ma vediamo Minichello che si porta quasi un secondo dalle Bagnoli. Penalità per Kekkonen. Che Colain lo vedo abbastanza ancora largo. Ancora Torre Matteo, fucsia, 1.19.598 e mette 2 secondi e 3 adesso. Tra lui e Tom Sal. Vediamo se Tom Sal la mantiene. Uno. Chi Si è? gira Giacomo, si gira Giacomo. Ah, Nello stesso sfortuna, punto dove l'ha sfortuna. persa in qualifica. Fortuna, Dopo curva sfortuna 9. per Giacomo. Deve sperare adesso solo in una safety car. E così deve riaccodarsi al gruppo. Checco, Kekkonen. Checco. E ancora non... Ah no, invece si No, ritira. adesso ha Sì. distrutto. Penso che adesso si Ha ritirerà. rotto la... Safety car, safety car. Anche F1 Cree. Sì, anche F1 clip per adesso. Quindi Che safety Colin car. si vedeva, eh? Non lo so, non riusciva a stare in pista, Che Colin. Aveva qualche problema strano, magari al fondo, che non abbiamo visto la partenza, magari ha rovinato qualcosa. Non, magari sta provando a togliere gli aiuti. Ci Ah. può stare, essendo... però non lo so, non ho idea. Andati F1 qui, lo vediamo adesso dall'onboard, credo, adesso da Torre Matteo. Era E lì sopra il Giacomo chielino ci fa principale. sapere, andiamo con la safety. Gliel'ho tirata, mi deve ringraziare. Un minuto prima ho detto, mi servirebbe una sette. Intanto si ferma Tom Sal e non si ferma Torre Matteo. Adesso Tom Sal proverà l'undercut. Però Vabbè, ora anche l'undercut prendere. funziona alla stragrande, eh. Sì, però dovrà gestire una gomma almeno per 23-24 giri. Sì. Almeno, perché la safety car sicuramente se ne andrà all'ottavo se non il nono giro. Deve sperare. È lunga, è lunga. Nel frattempo Tom Signo si riporta lì. Tra lui e Torre Matteo c'è solo R12. Grazie alla penalità dopo quell'errorino. Grazie alla safety car dopo quell'errorino. Si riporta lì, vicino vicino. Tom Sal, gomma nuova, si riaccoda. E a seguire adesso arriveranno Black Soul con anche lui pit stop, che è adesso gomma bianca. Matt che monta gomma gialla. Armi che si è fermato anche lui in settima posizione, anche lui gomma bianca. E poi rimangono Indra Diego e Ale Bagnoli che non si sono mai fermati dall'inizio della gara. Sono partiti con questa mescola, queste gomme, sono rimasti dentro. Peccato Minichello, Minichello stava facendo una bella gara. Era lì, avrà avuto qualche problema, avrà danneggiato l'ala, forse lì, e ne è arrivato vicino vicino a Sì. Torre. Minichello!
Il regime la butta Sì. fuori. Subito davanti a The Wall. Adesso. Per fortuna non perde nessuna posizione. Erano tutti lontani. Nel frattempo di un meteo, guardando il meteo, ci rendiamo conto che dovrebbe essere una gara tutta asciutta. Difficilmente Intanto Giacomo rientra ai bagnata. box e monta con Marco, di sicuro. No, un'altra gomma Un'altra media. gialla. Com'è possibile? Aveva solo una gomma da due giri. Perché magari l'hard... No, perché lui... No, lui è partito con le medie, sì. Allora, sulla mia grafica ho visto che aveva sempre montato gomme medie. Sì. Anche dopo il pit stop di prima, adesso che è andato a cambiarla, aveva la media e ha rimontato la media. Non lo so se sia un errore adesso del gioco, è stato un errore suo. Però No, no, non lontano. penso, non penso. Che questa media qui vedrai è quella con cui è partito. Che poi si è dovuto fermare ai box. Nel frattempo è lontano, veramente lontano adesso. Comunque, come l'ultima gara, i primi tre erano Torre Matteo, Tom Signo ed Harry, e sono gli stessi, con Harry che adesso scavalca Tom Signo. Tutte e tre con gomma media con cui sono partiti, e subito dietro c'è Tom Sal, quarto, che ha cambiato le gomme durante il regime di safety car. Ah, infatti Giacomo ci fa sapere queste gomme medie sono al 2%, le altre al 18%. Ok. Ci sta allora, ne approfitto adesso. Approfitto della safety car. Più o meno quando dovrebbero iniziare i pit stop per chi non si è fermato. Cosa pensi tu, Giorgio? Penso intorno al 14esimo, 15esimo di via. Quindi non siamo nemmeno Mi si è lontano. attivata Alexa così a caso. Va bene. Siamo più o meno a metà del primo stint per chi ha messo, cioè per chi non si è fermato con le Sarà medie. difficile Però adesso. potrebbe provare Torre ad allungare tanto questo treno di media. Eh Dipende anche dal drop della gomma adesso. sì. Parliamo di una gomma con cui ha 7 giri in gara più 2 giri in qualifica. Magari adesso. Oh, vedo fuori, vedo qualcuno. Vedo un'ala Parta, volare. esatto, parte un'ala che è quella di Alevagnoli. Sì, Sì. è la sua, è la sua. Lo sappiamo, ha una penalità come ce l'ha Sì, Andrea Diego, si però non è di dovesse. adesso, è vecchia mi sa. Ah, No, no, è di ora, è di ora. ok, non ho visto la segnalazione sullo schermo. Intanto la safety car non rientra nemmeno in questo giro o rientra? No, sì, è rientrata, è rientrata. Rientra, rientra, rientra. Adesso vediamo Torre Matteo come ripartirà. R12 attaccato. Ecco, ci siamo, Parte, bandiera verde. Eccoci qua. parte. Tom Sal perde la posizione su Black Soul, non sappiamo se l'ha sorpassato il regime di bandiera gialla, infatti sì, lo fa ripassare. Nel frattempo Torre Matteo la chiude davanti. Mi fa capire ad R12 che non riesce staccata. E Tom Signo. Correzione. Tom Signor cerca subito di prendere la posizione su R12 perché sa che dietro c'ha quel Tom Sal con quella gomma fresca, hard Si ma gira Andrea dura. Diego,
Si gira Indra No, si Diego. gira Indra Diego. E E Giacomo abbiamo è un altro. nono. E Giacomo è nono. Grande recupero, gli serviva davvero questa safety car. Bat 3 secondi di penalità. Ora è vicino Tom. Prova la staccata. Vicinissimo, lo passa, curva 10. Vediamo se adesso risponde Incrocio. Harry. No, 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 no. Esce meglio, esce meglio. Frattempo Torre Matteo, un secondo e uno, nonostante il sorpasso, non allunga tantissimo sui due inseguitori. E Tom Sale è lì, è proprio attaccato ad Harry 12. Non ci sarà DRS, dal prossimo giro dovrebbe esserci. Black Soul già è un po' più staccato in secondo e quarto da Tom Sali. Primi quattro tutti vicino. Harry 12 prova a rispondere ma lontano. Tanto Black Matt. Soul scivola in sesta posizione. Matt lo passa, gli va davanti. Questi stessi numeri di giri sulle gomme, ma a differenza di mescole, sicuramente si sentirà. Nel frattempo Tom Sale vicinissimo adesso ad Harry 12. Andiamo dopo questo cambio di direzione, la 7, la 8. Vediamo adesso come esce da curva 9. Penalità per Kubu nel frattempo. Oh, attenzione Matt, in un po' di terra, ha un po' di terra. Ok, adesso dovrebbe essere attivo il DRS. Adesso da questo giro, dal prossimo, Esatto. ecco la DRS abilitata. Ma ti vedevo prima sul rettilineo di qui tra curva 9 e 10, non vedevo DRS. Frattempo Giacomo si porta 6 decimi d'armi. Adesso c'è Black Soul che era rientrato ai box. L'Axon che è stato passato anche dal suo compagno di squadra, non si sta trovando con quelle hard. Magari sono difficili da digerire le hard su questa pista. Sono un po' troppo scivolose. Si Tom gira Tom Sal! Sal. Tom Sal! Tom Sal! No! Peccato, peccato, lui poteva dire la sua. Vabbè, la potrà dire ancora, deve sperare. Vediamo se riesco a chiamare un'altra safety car come ho fatto prima magari. Giacomo ringrazia, Eh ottavo sì, adesso, 5 decimi d'armi, anzi 3 decimi, vicinissimo, penso che sta adesso recuperando l'attacco. Adesso l'attacco sicuro sul rettilineo con ma DRS. ce l'avrà anche armi il DRS. Lo lascio correre, ma attenzione a The Wall. È più vicino a The Wall a Jaco di quanto Jaco sia vicino ad armi. Ma è lontano, lontano, lontano per un attacco. Nel frattempo Tom Sale si prende la decima posizione ai danni di Kubu. Minichello ha preso un Watt anche. Sì. Gomma Vicinissimo, vicinissimo hard adesso. più usurata di una gomma media. Minichello invece per Quindi. il suo setup riesce a digerire benissimo questa hard. La maggior parte dei piloti non è piaciuta. Bandiera gialla, Super Simo. Inesso. Super Super Simo. Simo. Si gira anche Indra Diego. Attenzione, un'altra safety car, speriamo di no. No, non nessuno è andato a muro. No, 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 Nessuno ha nessuno, rotto. nessuno, nessuno dopo. Ritorniamo lì. Nel frattempo Tom Signo, un secondo e due, non lo lascia andare a Torre Matteo. Si mette sempre lì, vicino. Adesso penso che se la giocheranno lì. Henry 12 sbaglia! Henry 12 sbaglia e fa passare Watt e Minichello. Perde le posizioni, però per fortuna è ancora lì in pista. E Però adesso entra, Minichello, rientra. attenzione su un Watt, ritorna ai box Henry 12.
Vediamo Menicallo, vediamo, andiamo lì, vediamo su Matti per la terza posizione. Si butta all'interno, la stacca, vediamo se la chiude un po' largo. Però in curva 2, traiettoria ideale, ok, è sua, la chiude. Terza posizione adesso per Minichello, che recupera, ha un'altra rimonda e si porta lì in terza posizione. Intanto Tom Tonsigno è ancora un secondo e tre, anzi sta recuperando su Vutor. Fanno da elastico, fanno da elastico nel primo settore. Attenzione che Tom ha tagliato curva 8, quindi penso che un avvertimento l'abbia preso. Warning, warning. C'è solo un piccolo problema a Tom Tonsigno, che è una cosa che mi sono accorto da Imola. Consuma un po' troppo l'ERS e quando si riporta al ridosso dell'avversario non ne ha più, posso passarlo. 21% per Tom, 70% per Torre, incredibile il dislivello. Incredibile. Adesso su rettilineo, già il tempo di mettere l'ottava già è rimasto con meno del 10%, anche se non ha il DRS, non riesce ad avvicinarsi. No, è ancora lontano. Nel frattempo vediamo Armin su Black Soul, adesso sul rettilineo, all'esterno ci proverà, la stacca, lì sui 50 metri un po' largo, lungo. E ne approfitta Giacomo, ne approfitta. All'attacco anche su Black Soul il contatto. Dentro Giacomo. Vediamo in uscita, vediamo. Ancora contatto. Ruota. Esce meglio, c'è cioè, trazione meglio con la media. Attenzione adesso... proprio qui. Ah, lo lascio andare, Black Soul, bravo, corretto. Adesso approfitterà del DRS Black Soul. Bandiera gialla. Una. Mezzo lungo. Army. Oh, lungo. Romperà l'armi. Bellissima questa lotta per la quinta posizione, dove vediamo in quinta posizione proprio Giacomo dopo una grandissima rimonda. Dopo abbiamo Black Soul subito a 7 decimi, vediamo con DRS ma lontano, ma con tantissimo ERS, cosa che non ha Giacomo. Vediamo un pochino, infatti si avvicina tantissimo. Si avvicina tanto. Lo brucia sul rettilineo. Chiude il sorpasso prima della staccata, però lui si fa sentire. Oh, aggressivissimo, bravo Giacomo, cattivo, non lascia andare quella posizione. Attenzione The Wall. The Wall lontano, vediamo se riesce a uscire meglio. Ma difficile adesso. Nel frattempo Armin è rientrato in box con gomma nuova media, esce. L'unico con gomma soft in pista da 5 giri è proprio alle Bagnoli. Cioè, non 5 giri. Attenzione The Wall su Black. No, non riesce il momentaneo, a il DRS. Il momentaneo alleato di Giacomo The Wall adesso. Sì, perché è l'unico che può aiutare. Bandiera gialla, Henry non Bat, lungo. Matt. Alle Bagnoli per di 3 secondi e Giacomo si porta in quarta posizione. Nel frattempo Minichello passa Tom Signo perché entra in box Tom Signo. Sì, e monta le hard. Prova l'undercut. Sì, per forza doveva provarci, aveva quel secondo e 5 di distacco. Vediamo un po'. Oh, si gira Black Soul. Però curva 1, però non roba, rimane lì. Nessun danno grosso. Bisogna vedere quanto ci avrà di temperatura le gomme. Che è facile mandarlo alle 9 rating sfidandola. Bandiera gialla, un asso. Army. Ha rotto tutta l'ala, dovrà fare un intero giro senza ala. Difficilissimo per lui, si complicano tantissimo le cose. Attenzione perché Tom Sall è risalito in quinta. Nel frattempo c'è Virtual,
E in quinta posizione Maidi, subito dietro a The Wall e a Giacco, che adesso occupa la terza posizione. Esatto. Tante box, ne approfitta Torre, e adesso l'undercut è impossibile. Anzi, dovrebbe risparmiare la metà del tempo adesso con esatto, la vita. Esatto. Si ferma proprio adesso, gomma bianca. Passa adesso Minichello. E rientra anche Giacomo, Giacomo e box. Giacomo e box, Giacomo e box. Torre Matteo passa proprio lì con Tom Sall. Tom Sall davanti, oh The Wall, attenzione. Ma c'è ancora safety car virtuale. Infatti non dovrebbero sorpassare, forse ha ceduto la posizione adesso. Sì, ma... Ma che mossa ha fatto? Dai. Forse sta rallentando adesso per far passare. Sì. Infatti gli ha dato la bandiera comunque la penalità. Vat, eccesso di velocità con virtual safety car. Direi stabilitato, si ricomincia. Ricomincia. Attenzione Tom perché Tom Sall ha fatto perdere, mi sa, del tempo a Torre Matteo. Però sì, non troppo. Sì. Sì, però un secondino sicuro, un secondino sicuro. Però Tom Signe adesso si trova lontanissimo. Army si ritira ai box, quindi non ci dovrebbe essere problemi. E adesso ci troviamo con Tom Signe che è dietro a Black Soul e Matt. Tutti e due in sesta e quinta posizione. Però si trova lontano adesso da Torre Matteo. Sì, ora Tom è lontanissimo. Vat e box. Andra aveva una media da 10 giri. A parte male, Bagnoli andano in pista con la soft, sotto 7 giri. Andrea Gialla ancora. Indra Diego. A muro. E ora... Vediamo se adesso daranno una safety. E qui se danno la safety Minichello ne potrebbe approfittare. Minichello e The Wall. E non è nessuna safety. Solo settore 1 bandiera gialla. E allora non penso proprio che metteranno la safety. No. Tanto alle Bagnoli e ai box. Onda adesso con Mard, quindi presumiamo che arrivi fino no, a fine gara. Ritorna a bandiera gialla e ritorna a bandiera verde, volevo dire settore 1 di nuovo gialla. Chi c'è fermo? Alle Bagnoli. Super Sim. Alle Bagnoli e Super Sim. Magari contatto tra loro due, non lo sappiamo, non l'abbiamo visto. Torre Matteo 1:19.551, giro veloce e si porta un secondo e tre da The Wall. E noi vediamo Tom Signe che ha passato adesso Black Soul. Si porta a 2:05 da Tom Sall, quindi a 4:05 più o meno da Torre Matteo. Perde un'eternità per quella virtual. Nel frattempo Tom Sall ha una gomma usurata da 12 giri. Vedremo adesso che rientrerà, perché non penso che possa arrivare fino alla fine. Che monterà, forse proverà un azzardo con una rossa. Tu cosa ne pensi, Giorgio? The Wall? No, Tom Sall. Ah, Tom Sall sì, andrà a mettere la gomma soft. Ma anche The Wall e Minichello metteranno gomma soft. Ci sta. Adesso però c'è The Wall che, se riesce a difendersi bene, almeno sui rettili. Minichello, 3 secondi di penalità. Torre Matteo su The Wall. Vediamo adesso se lo passa col DRS, ma lontanissimo. E The Wall c'è tantissimo. Ma ce la fa. Guarda, ho il dubbio che l'abbia fatto passare. Mi chiedi perché ha fatto tutto il rettilineo in settima senza usare l'ERS.
Può Non lo darsi. so, non lo so. Magari proverà ad attaccarsi che c'è gomma finita, Magari l'ha è fatto difficile. passare nel senso, guarda, non sto a lottare con te, ma devo lottare con gli altri dietro, soprattutto con Certo. Giacomo, e non devo perdere tempo. Giusto, giusto. Giusto, è stato saggio. E le gare sono anche queste. Peccato, li abbiamo davvero lontani. Abbiamo Tom Tom Signe che adesso è proprio lontano da Torre Matteo. Torre Matteo che guadagna forse mezzo secondo al giro con Minicallo. Battati 3 secondi di penalità per imbatto. Penso che questo adesso 1.19.6 per Minicallo. Vediamo Torre Matteo. 5 è 1.18 e 7. 1.18.7. Super Fucsia. Il primo a scendere sotto il muro del 19. Nando Giacomo è vicinissimo a Matt che rientra adesso ai box. Si porta in Esatto. ottava posizione a 10 Sinceramente secondi per da Erwin. Giacomo mi aspettavo una strategia un pochino più aggressiva. Poteva starci, però magari l'ha fatta più conservativa e ci saranno quelli davanti che dovranno fermarsi. E potrebbe puntare tranquillamente a una quinta posizione tranquillamente. Poi sono le gare, si vede quello che può succedere. Vediamo Minichiello se rientra. No, ancora continua, continua. Passa Io penso che 19.15 questa Minichiello gomma. Oh, rientri. Tom Tom Signo, per 3 secondi. Penso peccato. che Minichiello rientri intorno al 23esimo, 24esimo giro. Certo, O il era 23esimo, alla una vera. fine del 23 o alla fine del 24. Tom Sal su The Wall. Lo Ancora. passa, lo passa, lo passa. Passa anche in maniera facile. E in questo momento Minichiello rientrando, Bandiera dando posizione. gialla, Dovrebbe essere Kubu. Kubo. Riparte, tutto bene. No, non ha, forse non ha rotto nemmeno l'ala, l'ha solo sbinata. Infatti non rientra, continua. Nel frattempo Alen Bagnoli che è rientrato al box è riuscito con un'altra gomma soft. Non sta recuperando, Torre Matteo su Minichello. No, no, lo sta mantenendo lì. Non sappiamo se sta amministrando adesso Torre Matteo. Sapendo di essere il primo, una volta fermato Minichello, perché ricordiamo la sosta obbligatoria, cambio di mestolo, e quindi in funzione della rischia, come sale lontano, e se di a 16 giri sulle gomme, il più vicino è Tom Signo, che in questo momento è più o meno sotto 5 secondi, la può amministrare. Poi ci portiamo dietro, guardiamo un pochino settore 2, settore 3. Kubu, si ritira Kubu. Si ritira. Attenzione, safety car, e Safety ora devono car, safety rientrare, ora car. devono rientrare. E Minichiello deve Minichello ne può approfittare. approfittare. Minichello ne può approfittare. Partire con una soft davanti. Attenzione. Attenzione. Questa è una gara che va riscritta tutta. Adesso vediamo lì vicino Minichello. E ora penso tutti ai Kubo. box, penso entreranno Sì. tutti ai box. Vedremo adesso una piccola sprint race da meno di Sì. 10 giri. Vediamo un po'. Ah, No, Minichiello continua. non rientra Michello. Allora vuole continuare così fino in fondo?
Torre Matteo non rientra neanche Torre. Tom Sal rientra, è il primo a Rientra, rientrare. rientra, rientra. Lui ne ha The bisogno, lui ne Wall ha rientra. bisogno. Tom Signo rientra. Rientra, rientra, rientra. Loro Bledsoe rientrano tutti. Rientra. rientra. E allora Torre Matteo si ora c'ha da preoccuparsi, perché dietro troverà Tom Sal con Soft. The Wall con Soft. Tom Signo con Soft in teoria. No, Tom Signo medie. Mette medie, eppure un pochino, forse non aveva più soft nuove. Strano. Io fossi stato in Tom avrei messo le soft, anche perché tutti gli altri hanno messo soft. Ma Giacomo Tom non vedo rientra. più. Non vedo più Minichello. Me lo porta squalificato 16esimo. Sì, pure a me. Come mai? Cosa è successo? Non ho ben capito. Era primo? Qualcuno nei No! commenti sa come mai hanno squalificato Minichello? Non aspettiamo risposte, ma per ora non sappiamo nulla. Ora sono passato alla safety. Ma mi sembra strano. Eh sì, sembra strano anche a me. Giacomo dice forse drive thru, ignorata bandiera gialla. Ma non abbiamo visto uscire. Cosa è successo? Boh. Nel frattempo rientra Super Sim. Allora, Corrado Attardo Minichello, no, è squalificato, non è rientrato in box, l'ho squalificato, non so come mai. Giacomo dice per drive thru, Diego dice ignorata bandiera gialla. Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Corrado dice ho avuto le bianche per tutta la gara, ma non avrebbe senso perché avrebbe comunque avuto l'opportunità di fermarsi anche al 33esimo in giro. E poi Eh sono tutti partiti sì. con le medie tranne uno con la soft, quindi lui c'aveva l'hard, quindi anche il suo pit l'aveva fatto. Lui poteva arrivare tranquillamente in volo. Peccato per Minicano, non lo sappiamo ancora. Speriamo di Attenzione che Giacomo comunicargli. ci dice, comunque quando sono rientrato mettendo le hard sotto virtual, quando sono uscito ero davanti a Air. Lui mi ha passato e mi ha fatto girare. Ah. Vedremo, vedremo poi nel post gara, sicuramente sarà oggetto di questione. Io sono veramente curioso di sapere cosa è successo a Minichello. Sì, A tantissimo, fine sono anch'io qui. Sto gara vedrò. guardando, un pochino anche i commenti per capire cosa si dice. Peccato, peccato, bella rimonta aveva Perché fatto drive thru Minichello. non ce l'aveva. No. E anche se l'avesse preso con il delta, aveva 3 giri dopo la safety per scontarlo. Ah no, oppure sì, è eccesso di velocità per del delta. Perché con la virtual si ti dà il drive thru, però con la safety mi sembra che ti squalifichi. Ok, comunque ne Quindi riparliamo forse è per dopo. quello. Sta rientrando adesso la safety car e No. vedremo un attimo la Ma vai. ripartenza per questa sprint race di da 8 giri di fuoco, dove Torre Matteo ed Harry dovranno difendersi da Tom Sal, Entra The The Wall. Wall, Dom Signo, tutti con gomme nuove, sono l'unico Dom Signo con gomme medie, e Ripartono. adesso lì, bandiera verde, si Buono strappo riparte. di. Dietro Black Soul. Black Black Soul Soul su ha Tom Consigno. Tom Signo, la pianga, c'è Tom Sal E che gli su dà Tom la Sal. scia. Forse resiste, resiste, Black resiste. Soul, 35 E secondi. mandi avanti Tom Signo. Che adesso passa anche Tom Sal, che va a largo in curva 3, lo passa, traziona meglio lui. Vediamo all'interno Attenzione. sulla 4, lo passa davanti, davanti, gliela chiude. Oh no, no, questa entrata no. È un po' cattiva. Purtroppo. E
adesso dovranno far conto anche con le penalità. Eh sì. Il giro veloce adesso ce l'ha Torre Matteo in 1.17.7. Scodata di Tom Tonsigno. The Wall era crashato, no! Peccato per The Wall. Che ora è in ottava. Era crashato The Wall. Di nuovo, lo stesso problema che ha avuto. Anzi, è ancora crashato perché lo vedo ancora fantasma, non è ancora rientrato in pista. Nel frattempo rientra alle Bagnoli per scontare il suo drive-thru. Sì. Questa è sfortuna per The Wall. Giacomo perché... andando a prendere la posizione sul mat. E si porta adesso in sesta posizione. Vediamo davanti, intanto come si comportano tutti vicini. Un primo Torre Matteo, secondo Harry, terzo Tom Tonsigno. Sono tutti molto, molto vicini. Tom Sol che ha peccato un po' in fase di ripartenza. Poteva sì. approfittarne, invece ha perso anche la posizione su Tom Tonsigno. Tom Sol sì, con una rossa nuova poi. Attenzione, su Harry 12 adesso. Vicino Harry 12 scoda. Harry 12 scoda. Non ce la fa, deve aspettare il prossimo giro. No, si butta dentro. La stacca. Si butta dentro. Non vuole perdere tempo, non vuole perdere tempo. Subito, 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 cattivo, subito. Con una gomma più fresca su Tom Torre Matteo. Anche perché ora dovrà solo passare Torre e dargli 3 secondi di vantaggio. Perché ricordiamo le penalità. Sì, ci hanno tutti, cioè Tom 3 secondi, Harry 12 3 secondi. Black Soul 5 secondi, in Watt 9 secondi, alle Bagnoli 3 secondi. Vediamo, però vediamo Tom Signo. Lo vedo dalla Tom Sal sorpassa Henry 12. Anche lui non vuole perdere tempo, vuole stare più attaccato possibile a Tom. A Tom Signo, dico. Anche perché Tom Sal non ha nessuna penalità. Esatto. Largo. Leggermente largo. Intanto la festa si invita anche Black Soul. Fanno un guindetto fantastico adesso che si rottano lì tutta la zona del podio. E anche Giacomo li vede, non è lontanissimo, li vede. Sì, Giacomo che attualmente... attualmente è quarto. Sì, con le penalità di Black Soul e del R12, sì. Devo riuscire a mantenersi lì sotto i 2 secondi. E quarto, attenzione, potrebbe essere addirittura terzo perché c'è Tom Tomsigno con altri 3 secondi. Ha preso altri 3 secondi di penalità? Tom Tomsigno no, è a 3, ok. Ho capito che aveva preso un'altra penalità. No. Non apre il DRS adesso. Bandiera gialla, 1, gioco! No! Si gira gioco. Siamo tutti vicini, i primi 3, ma vediamo come al solito che Tom Signo è quello che senza Ers al momento la batteria al 6%. Andiamo a vedere. Sì, quello che ha più Ers attualmente è Torre Matteo, che è in prima e può gestire maggiormente la situazione. È primo, ma deve difendersi sempre da le due zone di arresto, uno che sta arrivando adesso. Però vediamo che esce davvero bene dalla 9. Non usa nemmeno l'ERS. Guardate i primi 3, vicinissimi. Un secondo i primi 3. Un po' più staccato vediamo R12. Che si lottano questa quarta posizione tra Black Soul e Matt. È un po' più staccato, abbiamo The Wall a 2 secondi da Matt. Poi abbiamo Giacco, dopo l'errore è a 4 secondi. Poi abbiamo... attenzione, adesso lo prende tutto, DRS. R12, giro veloce. 1.18, 719. Con la hard. Giro veloce con la hard di 16 giri. E nel frattempo Tom Tomsigno si avvicina tantissimo a Torre Matteo. Gli porta un zoppio, adesso corre nel primo settore, guadagna sempre un bel po', però poi nel guidato la Red Bull. Black Soul altri 3 secondi di penalità. Ah, attenzione,
Addirittura potrebbe arrivare dietro Giacomo. No, troppo lontano. Quando Tom Signo va verso la 7 e la 8. Vicini, vicinissimi, i primi due. Vediamo adesso, Sì, l'uscita ora della sono molto vicini. 9. DRS spalancato. Cerca di rispondere nel DRS. Non gli conviene entrare ora. Sicuramente si riterrà il colpo per il rettilineo principale. Vediamo se avvicina la 14, la 15. Vediamo chi traziona meglio. Dovrebbe avere un po' di vantaggio Tom Signe per la mescola. Vicinissimo. Usa Ora è vicino, l'ERS. ora è vicino. Svalanga Bandiera gialla, l'ala. Giacomo, ancora Giacomo. Torre Matteo cerca di difendersi all'esterno Tom Signe. Vediamo come la stacca e si mette davanti, e si mette davanti, a due giri dal termine, ma con 3 secondi di penalità che gli costerebbero comunque la prima posizione, se non anche la seconda. Giacomo si rigira e adesso è ottavo. Ancora, però 22 secondi da The Wall. E ora l'unico alleato di Tom Signo è l'altro Tom Sal, che deve Che punterà tenere. sicuramente alla vittoria Eh in questo sì, caso. l'unico alleato per modo di dire, stavo dicendo, sì. Perché se fa perdere questo tempo a Toro Matteo, riuscirebbe Tom Signo a vincere. Altrimenti no. Vediamo un po' nel frattempo che si avvicina tantissimo a Tom Sal. Rimane lì. Sto cercando di risparmiare tutto l'ars possibile. Tom Signo non ne ha, come al solito. Vediamo, vedo adesso un 20%. Però dovrà difendersi dal DRS di Torre Matteo. Tom Tonsigno Signo, gira gira veloce. veloce. 1, 18, 496. Lontano Tom Sal. In che Torre Matteo avrà la DRS, andando una bandiera gialla. Alle Bagnoli. Ale Bagnoli, Ale Bagnoli. Vediamo Black Soul che è sempre vicinissimo ad Harry per questa quarta posizione virtuale perché c'è da fare i conti sempre con le penalità. Sale vicinissimo. Adesso un po' di ars in più. Forse se la sta tenendo per l'ultimo giro. Però, vedi, c'ha queste piccole scodate, piccole per modo di dire, che non gli permettono di uscire bene dalle curve. Comunque adesso Tom Sala una gomma soft da 7 giri. Abbiamo visto il drop che ha. La gomma soft. Vediamo adesso come Ora è esce. vicino, ora è vicino. Vicino, vicino, vicino. Svanga là la Torre Matteo, fa la stessa cosa Tom Sal. Prende tutta la scia, usa l'ERS. Torre Matteo stessa cosa, cerca di chiudere l'interno. Lo copre all'esterno di forza Tom Sal, vediamo se la mantiene. Lotta in curva 3. Vantaggio per... Si toccano, si toccano, si toccano. Si toccano. È da vedere come azione. Ma Eh Tom sì, Sal è a più attenzione però avanti che all'interno Tom della curva. Sal però ci avrà quel reclamo da parte di The Wall prima, alla fine del Virtual Safety Car, che gli era entrato praticamente davanti. Bisognerà vedere i commissari di Bisognerà gara cosa vedere decideranno. se gli daranno delle Poi penalità o anche meno. in qualifica che è stato ha fatto un Ha fatto annullare un giro, non mi sì, ricordo a chi, a R12 R12. diretto, R12 giusto. Quindi Mentre Tom su... adesso va a chiudere primo, però che nel sta facendo frattempo si... Giacomo? Giacomo si ritira. No. Ecco, Tom Signo, adesso passa sul traguardo e non vince, vince Tom Sal perché non aveva la penalità. Vince Tom Sal.
Vediamo, è sì. da risentirci adesso, vediamo cosa è successo poi. Torre Matteo Terzo arriva sul podio, quindi li sentiremo dopo per le interviste, vediamo a caldo cosa avranno da dire. L'avevamo detto che erano loro tre che potevano arrivare sul podio. R12 non ha sfigurato, ha fatto il suo, ha fatto 20 giri su Nard. E si è portato lì in quarta posizione, buonissimo. Poi T-Tom Sal sarà da vedere anche l'ultimo contatto con Torre. Anche quello soprattutto. Vedremo. Bella gara, bella gara, bella gara. Nel frattempo il Pilota del giocatore giallo giorno già. Giacomo ed è ritirato. Comunque complimenti, se lo merita. Anche lui. Sì, assolutamente, dopo tutti quegli errori, Intanto si è ci fa trovato lì. sapere Giacomo, no vabbè, con le rosse era inguidabile. Infatti lo vedevamo già dall'onboard di Tom. Vediamo Tom andando, vediamo il loro il podio. Sono stati bravi, ci hanno fatto divertire per l'intera gara. Intanto Diego ci fa sapere, credo si può guardare nel menu la squalifica di Minicello ora. Andiamo a vedere. Sì. E attenzione perché ora anche nel party sarà un po' infiammato, Sì, sicuro. Minichel, eccolo qui. No, non. Sì, qui. Squalifica per cosa? Non ce lo dicono. Due avvertenze perché gli qua avviso, Forse penalità qui. più avviso, poi due Minichel. avvertenze. No, devo andare in fondo, ce la faccio entro 15 secondi. Minichello, limiti multipli. Minichello, limiti della pista. Minichello, ignorata bandiera gialla. Ignorata bandiera gialla, ecco il motivo. Ecco la motivazione. Cosa avrà fatto con bandiera gialla in quel momento? L'abbiamo visto, eppure era primo con la safety Per car. il fatto che doveva far rispettare il delta. Vedrai, non ha rispettato il Forse delta. per il delta, forse perché lui doveva rientrare, non è rientrato. E poi boh. Comunque, devi inviti te i piloti. Per il Allora, podio, dai. Tom Sal, Vediamo. Torre Matteo e Tom Signo. Aggiunti. Io vado un attimo in bagno e torno. Ok. Tom, ci Buonasera. sei? Ragazzi, ci siete? Sì. Allora, Buonasera. ragazzi, buonasera a tutti. Com'è andata la gara? È stata dura? Siete divertiti? Scritto la maglia c'è 8 kg di sudore. Infatti si vedeva, è stato vedere. Allora, iniziamo. Chi è il primo che vuole venire a parlare? Facciamo così. Iniziamo da Tom Signo. Tom, Eccomi. allora, cosa ci dici un po' della tua gara? Raccontaci un po'. In primis, io ho preso penalità in virtual safety car, se non mi tolgono la penalità succede il bordello perché non ho guadagnato un cavolo in Virtual Safety Car. L'ho presa perché mi sono un attimo distratto ed era a metà Virtual Safety Car, quindi non mi si può dire hai accelerato perché eri a più un secondo e otto. Cioè, quindi per precisare, se non mi si tolgono questi 3 secondi, faccio sul delirio perché non è possibile. E Grazie.
Vedi che è stato squalificato per ignorata bandiera gialla. Ma minchia, spero sia un bug perché sennò è un pollo. Poi un per il resto, era c'era la safety car. Poi per il resto, sì, soddisfatto, ma se non mi tolgono questi 3 secondi sono ridicoli. Detto chiaramente, sono ridicoli. Ok. Invece andiamo da Torre. Ciao Torre. Ciao ragazzi. Come è stato, hai fatto un altro bel weekend, hai fatto un'altra bella gara, le qualifiche. Raccontaci un po' della tua gara. Allora, innanzitutto vorrei scusarmi perché mi sono scordato di mettere il giro di formazione. Non me l'aspettavo neanche io di partire subito, ho fatto io la lobby, quindi colpa mia. E poi nulla. Avevo un buon passo, sia con le giallo che con le bianche. Mi ha detto male su quando poi sono entrato con le hard, che ho messo le hard. E ho visto c'era la minichiera davanti, però ho sentito dall'ingegnere che aveva 20 giri sulla gomma, sicché ho cercato di non spingere subito. Infatti non guadagnavo tantissimo, rimaneva sempre sugli 8 secondi o qualcosa. Poi uscita la safety e lì ho sbagliato di non rientrare. Ho provato a resistere in tutti i modi, Addison, sia di Tom che di Tom Sall. E Tom Signo, ho visto, aveva 3 secondi, quindi quando ho visto che mi stava attaccando l'ho lasciato passare. Ho cercato di attaccarmi a lui e poi purtroppo vabbè, c'è stato quel contatto all'ultimo giro, perché visto Tom Sall non aveva secondi di penalità, se mi passava vinceva lui, quindi ho deciso di provarlo, ma è andata male, quindi è colpa mia, anche perché lì era un po' impossibile rimanerci dentro la curva, per cui va bene così, l'importante è che non ho danneggiato la sua gara. Prendo questo terzo posto e dai, bravo me, bravo. Va bene così. Bravo, bravo, sei stato anche bravo ad ammettere l'errore tuo lì alla curva 3. Sì, eri sì, un po' lontano, eri un po' lontano. Sì, esatto. Sì. Andiamo da Tom Sall. Ciao Tom. Non c'è. Ah, non c'è, non l'ho visto, perdonate. Comunque ragazzi, bella gara. All'inizio delle qualifiche al Q1 ho detto mi sa che piove, Q2. Invece... E l'ho invitato Tom Sall? Ma l'avevo già invitato io, in teoria. Silenzio stampa per lui. Ho provato a invitarlo, vediamo un po' se niente. No, comunque è stata una bella gara, dai, mi sono divertito. Anche con Tom, sempre bella lotta lì, cercavo, mi succhiava la scia ogni volta, oh, mamma mia. Stai lontano, perché mi devi attaccare? È buona la scia, è buona, la mangio per colazione solitamente. Tom, ti voglio chiedere una cosa. Tom, c'è dimmi. Ascoltami. Una cosa, ho notato, da Imola lo sto notando, tu hai una cosa che gli altri secondo me un pochino non se ne approfittano, sprechi troppo ers. Sì, è vero. Sei uno dei pochi piloti in tutta la griglia che ha l'ers sempre intorno al 15-20%. Per un semplice motivo ce l'ho così sempre. Controllo trazione meglio. Ho detto tutto, ciao. No, va bene, nel senso, il controllo trazione medio mi penalizza un po', essendo che non ho ancora imparato ad andare senza controllo trazione. E cerco di usare l'ERS un po' come se fossi senza aiuti. Cioè, è un po' difficile da spiegare, ma è come se riesco ad andare alla stessa velocità. Ne risento un po' sul dritto, però cerco di fare assetti scarichi per approfittarne un po'. Infatti... un po' mi riesce, un po', però non sempre. Fallo anche a Monaco l'assetto scarico, no, Monaco più il cavolo, fisica. Già a Monaco l'anno scorso volavo, quest'anno faccio cagare perché in una curva hanno fatto uno spigolo gigantesco, lo prendo sempre con la ruota anteriore destra, non è possibile. A Monte Carlo, ragazzi, state attenti ai cordoli. Sì, lo so, quest'anno sono bastardissimi. Però non vedo l'ora, dai. Carico già per Monte Carlo, ragazzi. Tom, leva il controllo trazione, fidati. Devo prima imparare. Ma appena diventa un attimo competitivo, va bene. Fidati, perché io l'ho tolto quest'anno, il primo anno senza controllo trazione. Fa tanto. Tom, ti potresti aiutare per il controllo di trazione? Almeno ho fatto così a regolare
il pedale dell'acceleratore, che allunga un pochino la corsa e ti aiuta, almeno a me ha aiutato. Io un G29 sì, ho presente quello che dici, l'avevo fatto sul 2020, però sai che non mi trovavo, cioè riuscivo a non girarmi in uscita curva lenta, dopo una curva lenta, però non riuscivo, cioè non riuscivo ad andare, mi trovavo scomodo e non ero per niente competitivo. Ok, è una questione di abitudine, una volta che poi ci prendi un attimo, no, il feedback, e poi vai molto più forte, recuperi un bel po', pure sì, nei sorpassi, no, se riesci a giocartela di più all'esterno, devi essere tu a tenerla di più. Vero. Intanto è arrivato Tom. Ciao. Buonasera. Tom. Buonasera. Allora, parlaci un pochino della tua gara, cosa ci dici? Ma come? Vabbè, le gare sono anche questo. Si fa. Io l'ho visto a 2 metri in quel caso, prima ero non ha fatto il danno alla posizione e io insomma rallentato per arrivare anche a The Wall, poi è passato, però per il remate tutto brutto per Serena sarà andato a 20 km orari per farmi prendere in 6 secondi. No, lì non ti volevo passare, non perché avevo paura di capito, succedeva quel casino con la virtual che magari passi, ti dà attorno alla posizione corretta, perché uscendo dai box mi hai passato te, quindi non ti devo passare te, se come vedo io il regolamento, eh. Hai visto quando ci sei infilato a curva 1? Non penso, perché c'è stata safety car. L'anno scorso facevano con se prendevi penalità per colpa della safety car, ma dopo gli scontavi ai box e c'era un'altra safety car, non li hanno mai scontate di solito, cioè adesso non so, però boh, vediamo. Tranquillo, non penso neanche che toglieranno i miei 3 secondi, infatti è scandaloso. Tanto a Tom, mandali a uno dei dirigenti, uno uguale all'altro, penso. Ti puoi mandare a me e ti metto qualche secondo di penalità, almeno metto io. Torre, se non mi sbaglio, no? No, Tom. No, gliel'ha battuto. L'ho preso Tom. Io? Veramente? Sì. No, chi l'ha preso? Sì, te, Tom, l'ha preso te. Tom, l'ha preso... Spinto, l'ha preso Tom, giusto? Sì. Oddio, sì. Let's go! Il mio primo giro veloce, cazzo. Io l'ho detto, se non mi tolgono la penalità, mi incazzo a bestia, perché siamo in cazzo di virtual safety car. Oh, figa cane, oh, ti giuro, a Imola ho tagliato perché non stavo guardando lo schermo, sono andato sull'erba, ha dato avvertimento, non te lo togliamo, ma perché? Ma Monaco l'anno scorso io ho fatto ottavo, fischia a Monaco. Dio buono, Monaco non riesco a andare, che palle! Ragazzi, Monaco. Vabbè, dai, si vedrà. Vittoria facile per Torre. Ma io non ne ho. Giorgio? No, io guarda. Niente. No, la live nemmeno. Ma forse andiamo a letto che domani si lavora. Va bene ragazzi, allora una buona serata, è stato un piacere vedere la vostra gara, siete stati tutti bravi in pista e poi ci vediamo al prossimo round che sarà a Monaco. Grazie a voi. Ok, buona serata ragazzi, ciao. Ciao. Buonanotte ragazzi.